birra più famosa tedesca, credo che sono quelle che girano di più, sono le... qui c'è una Keller, nello strato. Sì, come Keller. Sono le birre stile Pilsing, più o meno, che in Germania si chiamano Helles. Si sono infiltrate Keller, che sono le classiche, quelle che conosciamo come la birra chiara, che da sola è il 90% del mercato della birra mondiale, quindi il restante 10% è tutte le altre birre del mondo, tanto per dare l'idea sui consumi di birra nel mondo. Ma quindi quella va tantissimo, è la birra più venduta nel mondo in tutti gli stati del mondo. Da lì c'è la versione liscia non filtrata. Salendo di gradazione abbiamo tipo una Marze, che è una con malto Monaco, un attimo più diverso da adesso. Salendo ancora di più come gradazione ci sono le birre che vengono chiamate Bock, il Bock Caprone in tedesco, che identifica le birre forti, quindi è una birra che comincia a essere, può essere anche a 7 gradi. Salendo di gradazione ancora ci sono le birre che vengono chiamate Doppelbock, cioè ancora più caprone, che possono arrivare anche a 8 gradi. Le riconoscete, magari le avete già viste in commercio, perché finiscono i nomi che gli danno i tedeschi, anche i nomi sono tradizionali, finiscono sempre in Ator, che può essere Terminator, certo. Comunque l'importante è Ator. Se finiscono in Ator finale sono delle Doppelbock, sono birre alcoliche tedesche, no? Ne trovate di vario tipo, di varie fogge, e anche il colore diventa sempre man mano più scuro. Da qui siamo a un rame, diventano rame carico, marrone, tonaca di frate, le Doppelbock molto sono molto scure, ma sono sul marrone molto spesso. Salendo ancora di gradazione ci sono le ice, vengono chiamate così ice pop, che sono delle birre che possono raggiungere anche 10 gradi e andare oltre 10 gradi. Sono un po' particolari, ecco, questa è una tecnica particolare che sono scoperta in Germania per caso, però c'era qualcuno sveglio che l'ha capito. Sono birre fatte nel periodo invernale. Praticamente ai tempi è nata così, poi adesso tecnicamente si fa in maniera leggermente diversa, però l'idea originale è stata che la botte di birra lasciata sotto zero d'inverno ghiaccia, però siccome alcol e acqua hanno temperature diverse in cui si solidificano, sfruttavano questo principio e cosa facevano? Man mano che si ghiacciava toglievano la parte ghiacciata e un po' della parte ghiacciata e lasciavano la parte liquida, perché la parte ghiacciata era l'acqua, certo. E la parte liquida è quella che c'è dentro l'alcol, no? Per cui facevano una birra già di per sé alcolica, adesso andando per Bock, e facendo così risultava ancora più alcolica. Sono birre molto corpose, degli occhi, cioè proprio dense, vuol dire birre spesse, veramente spesse, no? È una tecnica, si chiamano ice block, proprio dense, no? Ricordano c'era le Q28, se mi memoria quando ero ragazzo, che è una birra che sembra quasi un olio, cioè proprio bella della dentro. Poi capitolo a parte sono le Weiss, no? Che sono un'altra birra tradizionale tedesca, perché l'etto di purezza permetteva in piccola parte di fare birre utilizzando il frumento, non solo l'orzo.